Ciao a tutti, bentornati sul nostro canale Giappoglio TV. Oggi faremo il video reaction delle sigle italiane e giapponesi. Questo video abbiamo fatto durante la live su Twitch. Questa è solo una parte di tutta la live perché ovviamente era molto lunga, quindi abbiamo preso solo alcuni pezzi. Tutte le sigle che abbiamo guardato sono richieste di chi ha partecipato alla live di Twitch. Scusate se guardo spesso il telefono, ma sto leggendo i commenti, quindi non mi sto facendo i fatti miei. Se vi interessa partecipate anche voi, facciamo questa cosa ogni mercoledì, ora di pranzo, su Twitch. E stasera faremo la live su YouTube. Festeggiamo la Pasqua e il mio compleanno e quindi partecipate. Ok, iniziamo. Dragon Ball. Ah, Dragon Ball è giapponese? No. Ah, no. Giapponese è bellissimo quello. Ah, c'è l'amico mio qua. Che Dragon senso? Ball Black. Ah. Kamehameha. C'era scritto yes, I know, no, no. Perché le, ah, sì, sì, sì. Perché no, no, no. Non è male. Però hanno trovato una cosa nuova, no? Prima Dragon Ball, però adesso hanno cambiato Kamehameha, ho trovato qualcosa nuovo. Spasaya. Però vi dico la verità, non Spasayan, Super Saiyajin, così in giapponese. Quindi, ma forse adesso si capisce quasi tutti, se anche se dite Super Saiyan, però no? La parola giusta è Super Saiyajin. Jin. Senza Jin, no. Super Saiyan, no. Saiyajin. Così. E Jin significa persona. Sì. Quindi adesso, no? Kamehameha usate, quindi usate anche Saiyajin per favore, no? No, così tutti sono felici. Piano piano, no? Ah, forse Dragon Ball Ultra. Forse può farlo a noi. Super Saiyajin. Sì. Jin. 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 Ma Saint Seiya. Ah, pensavo fosse giapponese. Sì, hanno rifatto sulla musica giapponese. No, 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 anche la voce. Ah, forse è uguale qui. La musica è la stessa. Hanno cambiato solo le parole. Ah. Se fanno così è meglio, no? Così è per tutti, sono uguali. Non è male. La musica è bella. Ma dovete guardare anche questo, eh. Tu non puoi fare le richieste. Hai capito? Sempre io canto questo quando vado a karaoke. Anche dopo dobbiamo guardare Digimon. Waku waku. A me questa non fa impazzire. No. Questa cantante è famosissima. Anche c'è la hecera. Ma quella sì, tutto. Metti super in giapponese. Ah, è famosissima questa.
Ma io mi ricordo quando ero in Italia, a casa tua, abbiamo visto e ho detto: ah, sigla giapponese. E forse sì. Quindi facevano anche, no? Io la conosco, non so come, ma la conosco sta canzone. Ma questo anche ce n'è un altro, no? Secondo me ce n'è un altro. Ah, secondo c'è scritto. Ah, quindi secondo questo. Questo è anche famoso. È più carina, è un po' più vivace. Sì. Sembra Waku Waku, no? Waku Waku, sì. È proprio difficile questo. Però è bella, questa mi è piaciuta di più. Anche questo? Sì. Guardate questo Dragon Ball GT. Ah, grazie, I forget me. Questo è famosissimo. Dragon Ball GT, sì, sì, ah, conosci? Sì. Ah, come conosci? Famoso? Questo è anche bello. Secondo me avevano fatto in italiano qualcosa con la stessa musica, perché io la conosco. Però non ti so dire se sto dicendo una fesseria. Anche il testo è bello. Proprio come canzone questa. Di che parla? Ah, come un po' di amore, no? Però adesso devi sentire GT in italiano. Ah, quindi esiste? Sì. Vediamo, questo Italian che... opening. No, è diversa, vedi? Perché tu conosci? Perché io ascoltavo forse. No, perché conosco. Ci proverò, continuerò. E conosci? Sì. E questo si faceva ogni giorno all'ora di pranzo. Quindi quando tornavamo da scuola, sempre questa. Cioè, questa Dragon Ball in generale. No, eh? It's you and me. In qualche parola inglese buttata come giapponese. Ma anche se canzoni giapponesi sempre così. Ma mi dispiace, eh. Dopo quello giapponese Dragon Ball GT. Troppo difficile, no? Sì. Quella giapponese è bella, non so perché la conosco, però. Joe. Ah, voi chiamate Rocky Joe? E voi come chiamate? Ashtano Joe noi chiamiamo. Joe di domani, no? Perché l'Ashtano Joe? Ma perché Rocky? Perché non so, ma perché da dove è venuto Rocky, questo Rocky? Rocky è quello che fa il film. Rocky. Lo so. Ma quello è Rocky? Sì, no, è Rocky quello. Sylvester Stallone. Ah. Rocky quello? Sì. Ah, sì. Però non c'entra niente Rocky Joe. Ah, originale c'è scritto. Totoki. Così, famosissimo. No, canzone famosa. Questo è italiano. Questo è un po' Beatles, no? Come Beatles? Sì, come cantano i Beatles un po'. A me non piace questo tanto.
famoso, proprio così. Somiglia a lui. È lui che canta. Cos'è Enka? È un po' stile, sì. Però questa non è male. Quelle canzoni cantate in questo modo si chiamano Enka in giapponese. Per vecchi. Mm. Non mi piace tanto. Dragon Ball Z, sigla francese. Mm. Dobbiamo avere paura qua, vero? Ma che esiste in francese? Guarda questo. Dragon Ball Dragon Ball dice Abul? Ma che fa lei? Ma che fa lei qui? Non ho paura di stare qui. Secondo me con Green Bug, no? Faceva ma qui? No, più destra, qui? No. Cioè, ha fatto Dragon Ball. Lei volava con Gohan. Era seduta lì vicino a lui. Zeta, forse dice. Stavo dicendo Z. E tu non mi ascoltavi niente. Veramente. È cattiva, era felice, eh? Povero Gohan. E questo è proprio troppo. Cioè, trash fatto bene. Cioè, nel senso, se è trash va bene. No, questo è comico, eh? Ma quella scena non va bene, no? Ancora, ma è peggio di noi questi. Siamo uguali ai francesi. È così trash da far ridere. Però hai capito? Cioè, è così trash che è simpatica da vedere. È comico questo. Ha visto, c'è anche questo come Goku. Ma chi ha deciso di fare questa cosa, no? Penso sia illegale questa sigla. 40 stati. Però dai, l'idea è simpatica. Dragon Ball. Certo che i francesi sono peggio di noi quando devono dire cose in inglese. È difficile, eh? Cioè, l'ha detto in francese praticamente, non l'ha detto in inglese. Dai, ragazzi, finalmente! Guardiamo i Nazi My Level! Ma come è Captain Tsubasa in Anime Live? Un po' come Drago e con Pokémon, no? La scritta. Cambiate. È una bonita! Povera colita, colita! Finalmente abbiamo visto in Anime Live, no? Bravo, c'era il colpo di scena a un certo punto. Vabbè. Comunque, non mi sembra nelle mie corde. Quello giapponese, come, vediamo. Come disegni anche. Ma
questo è proprio il Brasile. Ah, ma senza go qui. È proprio diverso, no? Che carino. Ah, Guru Guru, il girotondo della magia. Ah, conosci? È famoso qui. Ma era così? Aspetta. Ma era così? No. No, che cos'è questo? Che carini i disegni. Oddio. Ma aspetta. Io questa canzone la conosco. Ma io no, quello che stavo dicendo non è quello. Oddio, somiglia a un'altra canzone. Sempre di un anime. Ma questo è Mahojin Guruguru, no? Kita Kita Oeji questo. So, io non l'ho mai visto. Fa così, eh? Se non sbaglio. Doro opening. Questo? Giovacci. Kaen. Questo è giapponese? Questo però è recente, no? Oh. Già. Sembra che mi piace già il disegno, no? Mi sembra bello il disegno. Ah, già mi piace. Anche la canzone è bella. Ciao, seduta Stuntman, benvenuto. Ciao. È bella la canzone. Ma è un po' giapponese, giapponese, no? Mischiato, no? Come EDM, stile giapponese, tutto mischiato, no? A me piace. Sì, è bello. C'è una canzone che potrei ascoltarmi anche... questi ritmi un po' spezzati, sì, mi piace. Non è male questo, è bello. Questa è la classica canzone che ti senti la mattina quando sei in pullman per andare al lavoro. E qui c'è il rap. Ma adesso aspetta. Questo mi sa un po' di coreano sto pezzo. No. Ma è difficile questa canzone, perché proprio cambia tanto, no? Bello. Molto bello. Jojo opening. Però penso ci sia solo in giapponese. Sembra interessante questo Jojo, no? Come cartone, come combattimento. Ah sì? Già che hai cambiato idea. Secondo me sì, io non l'ho mai guardato. Sì, anche c'è sottotitolo italiano, quindi vediamo. Non è male, non è tra i miei tipi di musica, però è bella la canzone. Sì, sì. Non è male. Non è male. Però mi piace più quella di prima, adesso dopo quella non ci sarà più paragone, no? Capeta. Cos'è Capeta? Io non l'ho mai visto questo. È quello di Formula 1?
Ah, go kart questo. Capita. Ah, proprio così, capita. Ah, non l'ho mai visto. Ah, anche voi chiamate go kart. Ah. Questo secondo me non è un cartone che potrebbe piacervi. Io? A me. Ah. La canzone non è male. Però non è una canzone che ricorderei. Sì. Perché non è forte, anche non c'è una, no? Una scena un po' punto. Samba temperato. Qualità bassissima, ma peccato, non c'è. Solo 240. Ah, sì, conosco questo. Però. Ah, tutta la musica di Lupin, bellissima. Ma questa è seria, però c'è proprio l'orchestra, no? No, loro fanno sempre così. Il giorno libero con caffè sul divano. Così sì. Ascoltando questa musica, no? Questo tipo di musica. Con biscottini. Beviamo tè inglese. Sì, un po'. Sì. Un po' ricco questa canzone, no? Senti un po' ricco. Ragazzi, chiudiamo con questo. Secondo me questo è uno che è più popolare. Canzone. Di anime. Canzone. Decimo. Ah, batte te. Questa è la preferita di Takashi, no? No, canzone. Canzone. Guardavo Digimon quando avevo 8 anni, forse 9 anni. Io avevo quello. Quindi tu? Facevo sempre cheat. Facevo così. Perché devi camminare per incontrare Digimon. Ma chi è nato prima? Pokémon o Digimon? Pokémon. Però fra poco è Digimon. Che nostalgia. Mister, Digimon era i miei preferiti quando ero piccolo. Anche io avevo il gioco di PlayStation di Digimon. Era bellissimo. Comunque, che ne pensate? Noi facciamo questa cosa ogni mercoledì e... Vi è piaciuta o no? Ovviamente poi non è necessario, come dicevo prima, non per forza sigle di cartoni. Cioè potete anche voi, se volete vedere una pubblicità, se vogliamo vedere un pezzo di qualcosa. Sì, va bene, però ogni mercoledì sì, faremmo, quindi anche voi. Seguiteci prima e poi fate una lista. Sicuramente non possiamo guardare tutto, forse no, però ogni settimana, no, così vabbè, piano possiamo... Con le richieste, noi ovviamente se vediamo che ce ne sono troppe durante una live, vi stoppiamo e rimandiamo le successive, se le volete fare le facciamo. Non provate a mandare in giro la sigla francese di Dragon Ball, però vi dico la verità, c'era trash, però a me è piaciuta, nel suo trash mi è piaciuta. Già ho dimenticato com'era. ZZZ. No. Dragon Ball. ZZZ. Così. È meglio che l'hai dimenticato. Questo weekend faremo la live sabato
E comunque scriviamo su Instagram, su Discord e facciamo brindisi insieme con il mio compleanno. Sì, diventa maggiorenne Takashi. Che dici? Ma su YouTube o su Twitch? È tutti e due. Va bene. O non lo so, ma comunque perché non sappiamo che sì. Ce la facciamo, no? Buona giornata a tutti, giornata. Ci vediamo questo weekend, sì. Festeggiamo Pasqua e il compleanno di Takashi. Sì, ah sì, anche Pasqua, sì. Li festeggiamo insieme. Il nuovo di Pasqua lo apriamo insieme, ma fino ad oggi non l'ho ancora trovato, però proverò. Sì. Compriamo quello, no? Quello che abbiamo visto ieri, segreto. Okay. Ciao. Ciao.